parola importante è fare una riflessione sul cosiddetto positivismo metodologico. Sarà un rapido excursus, quindi vi prego di perdonare un certo schematismo. La lezione ovviamente è per i ragazzi delle quinte e affrontiamo molto rapidamente, schematicamente, alcuni dei massimi esponenti di questa corrente del positivismo metodologico, cioè tentativo di dare, diciamo, utilizzare questa nuova tendenza di sviluppo del pensiero occidentale in termini appunto di strumento per la interpretazione della realtà, non soltanto per l'interpretazione della realtà, ma anche per il governo della realtà, per il governo della società, per la politica, per la vita sociale. Il primo esponente di un certo rilievo è Jeremy Bentham. Jeremy Bentham recupera l'antico epicureismo, quello di Epicuro, di Lucrezio, eccetera, e fa una considerazione che l'esistenza umana è tutta quanta protesa verso il piacere, nel senso che è necessario costruire, secondo Bentham, una vera e propria nuova scienza che sia una scienza dell'utile per accrescere quindi il piacere inteso come soddisfazione, come benessere generale dell'uomo, dell'individuo e della società e ridurre al minimo invece il dolore, cioè l'elemento, diciamo, di malessere dell'individuo e quindi anche della società. Ovviamente per fare questo ricavo il concetto di utilità sociale, di utile sociale, cioè quello che deve portare alla massima soddisfazione possibile degli uomini, sommando appunto tutti i benesseri individuali, secondo la formula maggior felicità per il più maggior numero di persone. L'altra personalità è quella di James Mill. James Mill sostanzialmente è un allievo di Bentham e propone uno strumento attraverso cui è possibile trovare l'equilibrio tra la soddisfazione, il benessere individuale e quello che invece deve essere poi il benessere sociale, il benessere generale. E quindi esamina con attenzione quella che è la soggettività della nozione del piacere. Non è che tutto quello che piace a me possa piacere ad un altro, che piace a un individuo può piacere a un altro individuo. E quindi il piacere ha una componente soggettiva. Le variazioni individuali di questo piacere devono trovare in qualche modo una possibilità di armonizzazione sostanzialmente, di associazione, questo è il termine che utilizza Mill, con i piaceri degli altri individui. E quindi Mill elabora il concetto sostanzialmente di psicologia associativa. È possibile costruire una utilità collettiva, una ricerca collettiva dell'utile, sommando le diverse individuali sensazioni di benessere attraverso la cosiddetta psicologia associativa, che appunto fa leva sulle abitudini di vita del soggetto. In buona sostanza, la natura umana, che di per sé è egoistica, attraverso l'associazionismo mentale riesce ad abituarsi a un comportamento di tipo altruistico, cioè l'altruismo non sarebbe altro che un comportamento sociale che nasce dall'abitudine dei soggetti all'interno di una società a comportarsi in maniera altruistica. Cioè noi ci abituiamo, per essere chiari, al piacere collettivo mettendo in relazione al piacere degli altri, quindi sostanzialmente il nostro piacere è condizionato da quello altrui e la ricerca del nostro piacere diventa anche la ricerca del piacere collettivo. Per capirci, il classico esempio del prato:
Se tutti quanti noi non falciamo il prato davanti a casa nostra, i nostri prati saranno incolti e pieni di erbacce e di animali. Se invece una persona, due persone, tre persone cominciano a tagliare l'erba del loro prato e a tenerlo curato, anche quelli che non lo tagliano saranno portati a tagliarlo e a tenerlo e a curarlo per un concetto appunto di imitazione altruistica e di superamento della individualistica ed egoistica tendenza a tenere il proprio prato incolto. Quindi comportamento virtuoso nasce dall'abitudine, dall'abitudine, dalla disponibilità appunto a sacrificare la propria egoistica esistenza rispetto al bene collettivo. Ovviamente si tratta di posizioni molto ottimistiche, ma che hanno, se ci pensate bene, hanno avuto anche poi una certa fortuna successivamente. Il figlio di James Mill, John Stuart Mill, è diventato famoso più del padre perché fa un'operazione un po' più complessa. Del vero la sua fama è molto legata alle sue teorie politiche, vediamo intanto come ci arriva a queste teorie politiche. Lui cerca di fondere sostanzialmente il positivismo francese e l'empirismo inglese e parte ovviamente dal concetto di esperienza. Per lui non esiste, per esempio, la logica deduttiva di aristotelica memoria e il sillogismo classico. Ogni conoscenza è frutto di un'inferenza empirica, la cosiddetta indizione. I processi mentali sono induttivi e non deduttivi. Perciò, da questo dimostra, per essere chiaro, John Stuart Mill non crede all'esistenza neppure delle cosiddette scienze esatte deduttive tipo la geometria. La stessa geometria non è altro che la somma di esperienze fatte per trovare l'angolo o il perimetro delle singole figure che poi si sono sommate e sono diventate un sapere saldo, ma la loro origine è pur sempre esperienziale, seppur sempre empirica. Quindi anche le scienze esatte non sono altro che frutto delle esperienze. Ciò ovviamente è frutto di una concezione uniforme della natura. La natura è qualcosa di uniforme, di uguale a se stesse. Ammettere che ciò che è vero in un certo momento lo sarà in ogni altro momento in circostanze simili, cioè se un fenomeno si ripete in circostanze simili, potremmo essere pur certi che si ripeterà nello stesso modo anche nelle situazioni successive. Quindi basta riprodurre, diciamo, le condizioni date si avranno i risultati abbastanza certi. Ovviamente l'uniformità della natura è un concetto molto caro al positivismo, che come vi ricordo è una filosofia, chiamiamola così, basata molto sulle scoperte scientifiche e sulla scientificità dello studio della natura. John Stuart Mill però è diventato più famoso, molto più famoso per il suo cosiddetto liberalismo radicale. Lui è stato un liberale puro. Per lui la libertà è così forte come concetto che pensa che il potere di per sé debba essere semplicemente limitato alla semplice riduzione del danno sociale. È necessario avere una polizia perché ci possono essere i furti e gli omicidi, ma la polizia non può andare oltre la punizione dei crimini. Di questi crimini, qualunque altra, perfino la sanità, perfino il sistema sanitario, all'epoca di Mill non c'era, non può che essere semplicemente legato alla semplice riduzione del danno sociale, non può essere estensivo e completo. La libertà per Mill quindi non ha limiti, è intanto libertà di coscienza, libertà di pensiero, libertà di opinione, libertà che ha ciascun individuo, questo è tipico dell'empirismo inglese se ci pensate, di regolare la propria vita secondo la propria volontà, libertà di riunirsi, perché per Mill la democrazia, che è strettamente legata alla libertà, ha senso soltanto se assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.
In questo senso lui arriva a polemizzare, per esempio, anche all'interno del sistema parlamentare inglese sulla cosiddetta tirannia della maggioranza e sul ruolo delle opposizioni, che deve essere riconosciuto e definito, tanto da definire la tolleranza non il sopportare il dissenso, ma arricchirsi del dissenso stesso. Voi avete una concezione liberale molto importante che è alla base poi della cultura democratica occidentale. Perfino la tolleranza, cioè, non è sopportazione, è arricchimento collettivo. Ovviamente John Stuart Mill non è un socialista, assolutamente no, condanna profondamente il socialismo e ogni forma di intervento sociale dello Stato all'interno dei rapporti, per esempio, tra lavoratori e rapporti sociali in generale. Per esempio, nota la sua fortissima polemica con le leggi contro la povertà, che secondo lui andavano abolite perché non avrebbero fatto altro che creare, diciamo, assistenzialismo e quindi non consentire ai poveri di elevarsi e diventare, diciamo, di elevarsi dalla propria condizione di povertà. Importante anche la figura di David Ricardo. Ricardo è importante soprattutto perché introduce il concetto di utile, di utilitarismo in economia. E esamina con molta acume il conflitto tra profitto e salario, riconosce quindi l'esistenza della lotta di classe. Marx fu un lettore molto attento di Ricardo. E sostanzialmente però lui la sposta su un terreno di puro liberalismo, di puro liberismo. Addirittura, per esempio, lui ritiene che la politica dei dazi e delle dogane sia dannosa perché non fa altro che aumentare il conflitto tra proprietà terriera e imprenditori industriali e questo porta la proprietà terriera vuole i dazi. Gli imprenditori industriali invece non li vogliono e quindi crea un ulteriore conflitto tra salario e lavoro. Ma quello che è interessante è quello che Riccardo concepisce, teorizza rispetto al concetto di salario. Il salario è un costo e il lavoro è merce. Questo merce-lavoro sostanzialmente, essendo un costo, deve essere tenuto il più basso possibile. Riccardo arriva addirittura a dire che questo costo non può che essere mai al di sopra del livello di sostentamento fisiologico di operaio, cioè dare agli operai giusto ciò che basta per vivere, quindi non deve andare mai oltre perché altrimenti si sfasa il rapporto tra salario e profitto. Famosa la sua legge di previsione di diminuzione tendenziale del saggio del profitto, lui prevedeva che man mano che fosse data avanti la rivoluzione anche nell'industria, le terre che marginali sarebbero state messe a coltura, questo avrebbe provocato un abbassamento della rendita fondiaria e quindi un abbassamento del loro valore. È un aumento dei salari e quindi un maggiore profitto. Infine, interessantissima, è la posizione di Robert Owen. Robert Owen fu un filantropo, cioè la parola filantropo è molto bella, è legata appunto al concetto di amicizia per l'uomo, fu un imprenditore e anche un grande pensatore che sostanzialmente proponeva una razionalizzazione del sistema capitalistico. Lui dice che il sistema capitalistico produce beni, producendo beni produce benessere. Il problema è come razionalizziamo il sistema capitalistico e rendiamo questi beni più fruibili a più persone in maniera più uguale possibile e distribuendo ricchezza. Più si distribuisce ricchezza, più si determina una soddisfazione generale della società. In questo senso, lui addirittura fondò negli Stati Uniti una comunità chiamata New Harmony in cui sperimentò le sue teorie. Secondo la sua valutazione, addirittura sarebbe sparita a un certo punto la moneta, perché non più necessaria, perché gli scambi sarebbero stati legati semplicemente alle necessità quotidiane e addirittura sarebbe scomparsa la famiglia, quindi scompariva, quindi anche la necessità di sposarsi.
scompariva anche l'idea sostanzialmente dei principi più individualistici dell'uomo, quelli legati anche perfino ai sentimenti familiari, che in qualche misura creano comunque elementi egoistici, quindi la sparizione completa dell'egoismo come elemento di divisione tra classi, nelle comunità, è in qualche modo la costruzione della società ideale. In questo senso la posizione di Owen è una posizione molto legata alla tradizione utopistica di Tommaso Mora dal 500 in poi, e in qualche modo addirittura risale ai suoi esordi alla concezione platonica dello stato ideale. Certo è una posizione molto interessante, con la quale per esempio il socialismo scientifico, quello di matrice marxista, polemizzerà moltissimo, considerandolo filantropico, considerandolo utopistico, considerandolo, diciamo, in qualche misura ingenuo rispetto alla inevitabilità e irriducibilità della lotta di classe. Tuttavia rappresenta una posizione molto interessante che vale la pena conoscere. Un abbraccio a tutti.